Bene, bene, buonasera a tutti. Rieccoci nell'ultima catechesi prima della settimana santa. Un attimo soltanto che prendiamo le distanze. L'ultima catechesi prima della settimana santa. Rimbomba ancora. Tenete ancora difficoltà? Quante persone tengono difficoltà? Alzate la mano. Avete difficoltà a sentire? Allora, dicevo, è l'ultima catechesi prima della settimana santa. Domani non vi dimenticate che è un momento bello perché teniamo la presentazione del libro di Titti Marrone alle 7, anche perché sono dei privilegi che noi abbiamo, cioè nel senso che vengono qui da noi, in parrocchia da noi, dovremmo andare in libreria noi, invece li facciamo venire qui. Mentre invece venerdì alle 19 teniamo la riconciliazione, serata di penitenza e di riconciliazione, perché poi dobbiamo arrivare alla settimana santa ben preparati. Voi sapete bene che per noi la settimana santa è un impegno importante, lo è per tutti, ma per noi la settimana santa dura 7 giorni, anzi 8 giorni, anzi 9 giorni, perché inizia la domenica e finisce col lunedì. Abbiamo cioè un percorso che è vero che io vi garantisco durante l'anno, che insieme facciamo quando andiamo fuori ad Assisi a fare gli esercizi spirituali, ma per tutta la comunità è messo a disposizione questo tempo per approfondire il nostro percorso credente, per fare i conti con la passione, morte e resurrezione di Gesù, che è la nostra fede, ma anche con noi stessi dietro di Lui. Per questo tutta la settimana non ci sarà nessun giorno che non ci vedrà protagonisti insieme, che non ci vedrà in ascolto. Ecco perché io adesso vi do gli orari, però spero che voi quella settimana, tenendo presente che è soltanto degli orari pomeridiani, quella settimana voi siate disponibili a fare questo percorso. D'altronde sono anni che lo facciamo insieme, c'è sempre tanta ascolto, tanta attenzione, che anche altri da lontano, ma mettetevi sotto, guardate, se vi sedete sotto, sta là, guardate, se vi mettete sotto là, ti siedi là. No, 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 guardate a me allora. Allora, questa settimana è una settimana importante. Lunedì, martedì, Domenica delle Palme, l'apertura del percorso, a mezzogiorno abbiamo la benedizione delle palme e poi la domenica, la messa della passione, c'è la prima lettura del Passio, la passione di nostro Signore Gesù Cristo, che vedrà quest'anno protagonista l'Evangelista Matteo. Quindi leggeremo, ricordatevi che durante la settimana santa la domenica si legge in un triennio, un sinottico, cioè prima Matteo, poi Marco, poi Luca, nei 3 anni andare. Il Venerdì Santo si legge solo Giovanni, sempre. Si legge la passione di Giovanni, per cui domenica terremo la passione di Matteo e quindi inizieremo la settimana santa nell'ascolto di questa pagina importantissima, perché la passione di Marco prima e la passione di Matteo dopo sono le più antiche. Sono il nucleo originale intorno a cui poi si sono costruiti tutti i Vangeli. Marco è il Vangelo più antico, poi subito dopo Matteo. E forse per questo, proprio in questi due Vangeli, si tiene ancora pudore di cambiare qualsiasi virgola rispetto a quello che Gesù ha detto sulla croce. C'è quel grido straziante, commovente, ma anche di grande provocazione di pensiero: Eli, Eli, lema sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Né Luca lo riporta, né Giovanni. Matteo e Marco sì. Matteo
Non è che stanno in contraddizione. Omettere una cosa non significa che non sia avvenuta, ma che i tempi forse erano diversi. Hanno dovuto spiegare quel grido che sa tanto di disperazione. Anche i teologi si sono affrettati a dire: ma Gesù sulla croce stava citando il Salmo 20, Salmo 50, Salmo 22. Non è così. È così, sì, certo, ma lì è proprio il grido di chi disperato si sente abbandonato. E lì le massa battani. Lo sentiremo domenica, che poi domenica è una giornata del tutto particolare. È una domenica proprio caratterizzata da questa schizofrenia. Nello stesso ambito, nello stesso santuario celebrativo, no? C'è il fatto che inizia con una festa. Osanna al figlio di Davide, Osanna al figlio di Davide. E poi ci troviamo di fronte al crocifisso. Crocifiggilo. È strano, nello stesso luogo diciamo benedetto colui che viene nel nome del Signore e poi sputato in faccia, oltraggiato. Ma questa contraddizione che sembra schizofrenica invece è proprio la logica del passaggio da un Dio che mi piace, da un Dio che vorrei che fosse quello che mi serve, alla verità di Dio, al volto sofferente di un Dio che mi ama. Sto riflettendo molto su questo passaggio, anche per la scrittura che faccio, circa, perché un articolo che si fa la domenica, che esce la domenica, non è che si inventa, soprattutto quando poi tieni tantissime persone che aspettano proprio quell'articolo per capire dove vuoi andare a parare, amici e meno amici, e soprattutto stanno a vedere le virgole che tu scrivi, allora tu devi stare attento a ogni parola che metti, e siccome domenica prossima è proprio di questa contraddizione tra gioia e dolore, nel crucifige, nella domenica delle palme, che ho tentato di porre la mia attenzione, guardando anche la nostra città, no, tentando di capire se è più una città della pace perché si consegna l'ulivo o invece piuttosto è una città dell'abbandono, no? E questa è una giornata impegnativa. Noi apriremo la Domenica delle Palme con questa forte provocazione. Sarà la maturità, ma io quando mi alzo al mattino, quando mi sveglio e devo appuntare i miei pensieri, li appunto la prima mattina, provo a capire dove il Signore ci vuole portare. Per me la Settimana Santa è uno scrigno importante. Io capisco che ormai c'è tanta distrazione, che pochi la vivono, anche se poi quest'anno abbiamo il privilegio, cosa che non è avvenuto in nessuna televisione italiana, di farci il trigo della Settimana Santa con la possibilità di anche passarlo attraverso la televisione, in modo che possa arrivare a tante persone che stanno sole a casa. Ma è vero che c'è una grossa distrazione rispetto all'avvenimento Settimana Santa. La maggioranza dei ragazzi non sa che cos'è un Venerdì Santo, non sa che cos'è una Domenica delle Palme, non sa che cos'è un Giovedì Santo. Io per spiegare agli amici della televisione, di Teleluna, che cos'è un Giovedì Santo, per spiegare, cioè nel senso sono uomini della comunicazione, comunque la seconda televisione campana, ma perché che si fa un Giovedì Santo? I sepolcri, cioè, per tentare di fare questo tipo di passaggio è difficile, non è che è semplicissimo. Allora noi che abbiamo una responsabilità, non è che ho la responsabilità soltanto io che sono il pastore, noi che abbiamo una responsabilità,
perché a chi è dato sarà chiesto, a chi è dato di più sarà dato molto di più. Sta settimana impegnativa, esserci o non esserci non fa niente, ma non lo dico per sentire, come dire, per responsabilizzarti, ma dov'è che uno che ha fatto un percorso tutto l'anno capisce, si ha capito? Lo dico proprio come padre, come fratello. Dov'è che uno ha capito? Io non posso mai dimenticare un gesto che ha fatto un bambino per... si sta preparando alla prima comunione. Io adesso quest'anno ho deciso che le prime confessioni le ho volute fare di domenica, prima della messa delle 10:30. Di modo che in questo modo papà, mamma, nonni sono potuti venire. Quando abbiamo fatto la prima confessione negli altri anni ero io, i bambini, diventa una cosa, poi i bambini cosa hanno a confessare? Io devo mostrare un gesto di testimonianza nella festa del perdono. A un certo punto è venuta una mamma con molta innocenza, no? E mi ha detto, padre, il bambino quel giorno, quella domenica, ha una gara di sci. Non fa niente, no? Se io poi non lo porto domenica e invece lo porto durante la settimana, se lo fa da solo. Il bambino ha risposto alla mamma, come dice, mamma, ma io voglio andare domenica, non voglio andare a fare la gara di sci. Di gare di sci ne posso fare tanta, questa domenica con i miei amici è solo questa volta. La responsabilità. E la mamma ha capito. Cioè, io dico, noi che abbiamo ricevuto di più, abbiamo una testimonianza da dare. E badate bene che non è che io vi sto dicendo questo perché ho bisogno di riempire. Non è questo il mio problema, no? Non ne abbiamo di questi problemi, viva Dio. Non ho bisogno né di placca né di clienti. Ma perché abbiamo una responsabilità. Se domenica prossima vengono quelli che arrivano una volta l'anno, se noi stiamo tutte le domeniche, fare un po' più di accoglienza dovrebbe essere il caso, no? Essere più disponibili, più aperti, essere anche più, come dire, sereni nella presenza, testimoni di quello che si fa. Anche perché quante persone sono riuscito ad avvicinare proprio nei momenti straordinari grazie alla comunità. Mi raccomando, non occupiamo i posti. Non diciamo questi occupateci, metti da Borzangoppo a del coso. Non è un teatro, non è un cinema. Mi raccomando, quando venite alla macchina non la mettete fuori posto. Perché non è giusto che dentro si lodi Dio e fuori si bestemmi. Noi abbiamo una responsabilità. E la responsabilità è sapere che quella settimana è la settimana delle settimane. Si apre con questa schizofrenia. Osanna, Osanna, quando le cose vanno bene, si aspettano i miracoli. Crucifige, crucifige. E al centro quel grido, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un grido che sento ripetermi tutte le volte che incontro la sofferenza degli uomini. Va, follie. Pensate a quella bambinetta che la mamma ha partorito sul balcone stamattina e l'ha buttata sull'altro balcone. C'è la partorita sul balcone in Sicilia, no? Sul balcone di casa sua. Poi appena partorita l'ha pigliata e l'ha buttata in un balcone a fianco. E questa bambina è restata per ore al freddo fuori a quel balcone, nuda, così col cordone umbilicale. La mamma se n'era andata dentro, follia. La gente giù pensava di sentire un miagolio di gatti. Era il grido disperato di chi voleva aggrapparsi alla vita. Dio mio, Dio mio, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? È una responsabilità che abbiamo, una responsabilità che deriva da quello che abbiamo capito.
E poi cominceremo il nostro percorso. Domenica delle Palme noi ci scambieremo l'ulivo, inizieremo la Settimana Santa, prenderemo il nostro proposito di fare la settimana. E poi abbiamo i 3 giorni di preparazione al Triduo, lunedì e martedì. Lunedì e martedì sono speculari a quello che facciamo oggi. Cioè, lunedì alle 18 celebro l'Eucaristia, alle 18:30 preghiamo insieme dinanzi a Gesù Eucaristia e alle 19 c'ho catechesi. Il lunedì sulla croce, il martedì sulla tomba vuota. Quindi, il lunedì e il martedì io vi preparo al Triduo della Settimana Santa. Ci prepariamo insieme, io mi preparo, ci prepariamo insieme con la preghiera. Mercoledì invece è una giornata penitenziale, dove noi chiediamo la remissione dei nostri peccati. È vero che ci confessiamo venerdì, però vogliamo avere un rito penitenziale che possa in qualche modo aiutarci a fare questo percorso. Ecco perché ho pensato di mettere Gesù esposto in Eucaristia il pomeriggio dalle 18, in modo che ci sia libertà di preghiera, e alle 20:15, per dare lo spazio a quante più persone possibili, facciamo una celebrazione dell'unzione, dove consumiamo gli oli che sono stati per tutto l'anno, perché saranno rinnovati, e lì abbiamo ognuno di noi la possibilità di chiedere perdono al Signore. Io vi ungerò con l'olio in segno di riscatto. Il mercoledì alle 20:15. Ho messo alle 20:15 proprio perché tante persone che vengono dal lavoro, anche perché, figli miei, se io metto prima gli orari, ci siamo sempre solo noi. Noi dobbiamo far venire quelli che non vengono e quelli che vengono, anche perché quando voi andate a teatro o a cinema o a una cena fuori, dopo le 8 ci andate, alle 8 in poi, no? Quelli che lavorano, quelli che sono impegnati, hanno bisogno. È così, un sacrificio in più, ma Triduo della Settimana Santa. Giovedì è l'ultima cena. La lavanda dei piedi, l'istituzione dell'Eucaristia. Inizieremo alle... Tenete presente, questa è una cosa che vi dovete... Mercoledì, giovedì e sabato, come se fosse un'unica celebrazione, una sola, anche se capita in 3 giorni successivi. Tanto è vero che si ha, voi vedete che ogni volta che noi apriamo una messa, no? Diciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e si chiude con la benedizione, giusto? È così che succede. Invece giovedì si apre con nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e per rivedere la croce dobbiamo aspettare la benedizione della notte di Pasqua, perché è un'unica grande celebrazione che si apre all'inizio della messa in Cena Domini e si chiude con la messa di Pasqua di notte, perché poi non avremo più pure il Venerdì Santo, il Giovedì Santo non chiudiamo con la benedizione, Giovedì Santo. Il Venerdì Santo non apriamo con il segno di croce e non chiudiamo con il segno di croce. La veglia di Pasqua non inizia con il segno di croce, ma si chiude con la benedizione. Allora, queste 3 giornate fanno parte di un unico avvenimento. È Pasqua. Pasqua non è domenica. Pasqua è giovedì, venerdì e sabato notte con domenica. Questa è la nostra Pasqua. Perché Pasqua che cos'è? Passione, morte e resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Questa è la Pasqua. Non è soltanto l'apertura della tomba vuota. È l'avvenimento pasquale. E la celebrazione eucaristica è Pasqua perché riflette proprio l'ultima cena, sempre, la passione e la resurrezione. Giovedì Santo alle 20 di sera inizieremo la celebrazione dell'ultima cena. All'interno di questa celebrazione ci sarà
il ricordo della lavanda dei piedi, ci sarà il ricordo dell'istituzione dell'Eucaristia e alla fine ci sarà il ricordo dell'istituzione dell'ordine sacro, perché anche i sacerdoti, voi sapete che giovedì noi preti rinnoviamo le promesse del nostro sacerdozio, perché in quel giorno Gesù ha istituito il sacerdozio, e poi porteremo Gesù in processione eucaristica per consegnarlo alla nostra adorazione personale. Quindi giovedì ultima cena alle 22, per chi ce la farà, ma credo che siano in tanti, faremo adorazione insieme. Una volta, come anche Teleluna ha detto, si facevano i sepolcri, ne faccio uno, ne faccio tre, ne faccio cinque, faccio ostruscio. Fermo restando che io vi ho sempre detto dal primo giorno che sono venuto qui, e già allora facevamo rumore 28 anni fa, com'è possibile andare a fare un sepolcro con Gesù che non è morto ancora, visto che muore il Venerdì Santo? Non si capisce. Dice, io vado a fare i sepolcri, ma pensate che l'avete fatta per secoli, e la responsabilità nostra è grande di aver messo anche Gesù. Andatevi a ricordare, nel tabernacolo, chiuso come se fosse un sepolcro. Se voi andate a vedere tutti quei baldacchini che facevano, poi tenevano la forma di sepolcro quando si metteva Gesù. Ma come si fa? Prima mora e poi va in croce. Se è giovedì santo, cosa succede giovedì santo? Dopo l'ultima cena, Gesù va in preghiera nell'orto degli ulivi. Per cui noi che cosa facciamo quel giovedì santo? Gli facciamo compagnia, perché lui ha detto, non lasciatemi solo. Lui ha detto ai suoi amici, cioè avrebbe detto a noi, io vado un poco più in là a pregare, sostenetemi con la vostra preghiera, state con me, non vi addormentate. Per questo facciamo la preghiera notturna, non per andare a fare riverenza a un morto, non per andare a fare visita a un morto, ma per fare compagnia a Gesù nella sua agonia, nella sua difficile scelta. Ed è bellissimo, mentre i suoi discepoli, i suoi compagni di cordata si sono addormentati, noi vogliamo restare svegli con lui. Allora, siccome lui sta lì presente nell'Eucaristia, noi vogliamo stare con lui. Il giovedì santo faremo la cena come i 12 apostoli, e come i compagni senza Giuda andremo all'orto degli ulivi, all'altare della reposizione. Non ci addormenteremo per stare con lui. E poi passeremo la notte della prigionia, la notte dell'infamia, fino a vivere Venerdì Santo e il giorno successivo i momenti salienti della sua passione. Ecco perché al mattino non ci sono celebrazioni, non ce ne sono, perché vi ho detto è un'unica celebrazione, ma alle 18 ricorderemo cosa è avvenuto prima di arrivare al Calvario. Alle 18 faremo la Via Crucis, cioè insieme commenteremo quel percorso. Io vi sto tentando di far capire qual è la ragione di questo percorso, non c'è niente di inventato, c'è un significato nei gesti che andiamo a fare. Giovedì Santo, ultima cena, Getsemani, compagnia con Gesù. Venerdì è la condanna, il martirio fisico, l'abominio a cui viene sottoposto Gesù, e noi lo celebreremo nella Via Crucis, che è alle 18. Alle 19 invece celebreremo il Calvario, saremo con lui sotto la croce, cioè faremo l'actio liturgica, la grande celebrazione della passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo. E poi chiuderemo
quella celebrazione, se vi ricordate bene, nel silenzio profondo, che ci fu silenzio su tutta la terra. Le luci saranno spente e chiuderemo. E saremo in attesa che passi sabato, perché nel frattempo Gesù è stato posto nel sepolcro. Una volta, se vi ricordate, si faceva sciogliere la gloria il sabato mattina, suonavano quando eravamo ragazzi, anche un errore, anche quello dal punto di vista liturgico, perché il testo sacro è chiaro, si dice il giorno dopo il sabato, il giorno dopo il sabato. Venerdì erano le 3 del pomeriggio, lo faremo per ovvie ragioni un po' più tardi per far partecipare alle persone. Il giorno dopo il sabato trovano il sepolcro vuoto, il giorno dopo il sabato. Allora noi faremo passare tutto sabato e inizieremo poi la veglia di Pasqua, proprio veglia, perché che cosa vogliamo aspettare? Il nuovo giorno, il giorno dopo Pasqua vogliamo aspettare. Aspetteremo dalle 23:15 con il ricordo che ci viene passato dalla Sacra Scrittura, arriveremo a cantare l'Alleluia e il Gloria a mezzanotte del nuovo giorno. E così sarà Pasqua. Poi domenica avremo la giornata di festa pasquale e chiuderemo, come nostra tradizione, con lunedì dell'Angelo alle ore 11, con la celebrazione di auguri e di festa, che è giorno di resurrezione, che faremo per i nostri cari che stanno in paradiso per fare festa insieme a noi. Quindi, come vedete, il percorso è impegnativo, ma ricordate che ogni giorno voi potreste avere un segno. Per voi lo dico per me. Domenica delle palme, il segno è evidente, è immediato. Qual è? Sono che palme? Il ramoscello di ulivo. Che segno di passaggio e di responsabilità, di pace. Domenica delle palme. Io voglio iniziare, voglio stare in pace, non posso avvicinarmi all'altare se prima non mi sono riconciliato. Il ramoscello di ulivo. Poi abbiamo lunedì e martedì. I due segni che potremmo usare sono due segni che ci appartengono. Uno è la Sacra Scrittura, primo segno. Voglio trovarti, Signore, in ogni parola che uscirà dalla tua bocca. Quindi sì, la pace, la Sacra Scrittura, per lunedì santo la Sacra Scrittura. E il martedì successivo il segno sarà lo sguardo rivolto alla croce, la contemplazione della croce. Per croce ad luce, cioè io voglio passare attraverso di te. Mercoledì il segno sarà l'olio. Poi vi spiegherò mercoledì l'olio, cioè nel senso che sarà quello che riceveremo come unzione per riscatto dalle nostre colpe. Giovedì il segno è l'Eucaristia, il dono più grande che Gesù ci fa. Venerdì il segno è la croce e tutti gli oggetti del martirio, la corona, i chiodi, quando uno fa cose di tortura, strumenti di tortura, strumenti che ricorderemo. Sabato il segno sarà, sabato notte, la tomba vuota. Ecco, voi sapete che i primi cristiani, e poi questa è l'ultima riflessione che facciamo stasera, ed è vorrei veramente che vi innamorasse di questo che vi sto dicendo, proprio per capire dove dobbiamo arrivare. I primi cristiani, questo è restato intatto nella tradizione orientale, soprattutto in quella ortodossa, si salutavano in questo modo: il Cristo, il Signore Gesù, è veramente risorto.
E l'altro rispondeva: alleluia. Ancora oggi, sempre, durante, come noi era quando eravamo ragazzi, molti di noi hanno fatto l'azione cattolica, no? Tenevano il loro saluto. Cristo regni, sempre si rispondeva, no? Cristo regni, sempre. Questo era il saluto di coloro che facevano, che erano iscritti all'azione cattolica. Ma per i primi cristiani e per i cristiani di Oriente oggi, salutarsi e ricordare la resurrezione. Il Signore è veramente risorto. Alleluia. Sentite la risposta. Alleluia. Alleluia greco. Che significa alleluia? Che grido è alleluia? Che vuol dire alleluia? Significa in una sola parola esprimere la gioia totale, inesprimibile in realtà con altre parole, il tripudio, il gaudio, la letizia, la certezza di essere salvati, la consapevolezza di essere amati, di essere liberati. Quella alleluia significa felicità indicibile, una gioia immensa, alleluia, alleluia. Il Cristo è veramente risorto, alleluia. Noi per 40 giorni l'alleluia l'abbiamo come un magone avuto bloccato in gola, perché senza il Signore risorto e in attesa della sua resurrezione per noi non c'è gioia. Cosa sarebbe la nostra vita? Cosa saremmo noi senza di Lui? E vana sarebbe la nostra fede se Cristo non fosse risorto. Alleluia. Voi pensate che nella notte di Pasqua, io che sono il vostro parroco e rappresento tutti quanti voi, non mi accontenterò a nome vostro di cantarlo una volta sola, l'alleluia. Ma subito dopo che avremo cantato il Gloria, io ve lo farò cantare, dopo che l'ho cantato io, per 12 volte successive. Per multipli di 3, 3, 3 e poi per altra volta 3, ma non è una questione rituale. Quando uno trova la gioia nel cuore e ha trovato proprio sé, dentro di sé, la certezza dell'amore di un Dio travolgente, come un innamorato non sa quante volte deve dire ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, fino a stancarsi a dire la gioia di quell'incontro, alleluia, 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 Cristo è veramente risorto. Capisco che una celebrazione per chi non la vive, non la sa vivere, sembra essere, come dire, sembra essere una pia rappresentazione, se è pia, o una vaga rappresentazione, ma se tu la capisci e la vivi. Quando vi ho detto che aprire gli occhi per il cieco nato significa guardare oltre il veduto, eh? E allora ecco, noi in questo momento stiamo aspettando che il Signore ci consegni l'alleluia, la gioia. Ma sarà Pasqua se quell'alleluia veramente noi lo sentiremo come consegna nuova per la nostra vita. Ho scritto nell'articolo di domenica prossima: che festa è per chi deve combattere quotidianamente con l'impossibile? Come fa ad avvertire la festa chi si sente abbandonato, chi si sente rifiutato, chi è schiacciato dalla propria solitudine? Come fa a sentire la festa? Sì, non si sente, adesso ve lo dico. Rita dice che durante il periodo di Pasqua non si suonavano le campane, ma si suonavano le trottole. Si suonava questa cosa con legno e ferro, per dire che anche le campane erano ferme, ma c'erano tante cose, come per esempio si mettevano i panni viola a coprire i santi, si copriva ogni cosa. Vabbè, era nel Venerdì Santo che suonavano queste cose, perché si diceva inginocchiatevi, sedetevi, inginocchiatevi, alzate. Ma io dico, ed è importante, l'alleluia, la gioia,
bisogna passarla. Ecco, questa è la consegna che vi do stasera, non avremo più tempo per ritornarci. Voi sapete che c'è qualcuno che ha bisogno, non lo dite a me, c'è qualcuno secondo voi che ha una necessità, un problema, una difficoltà, che sia materiale o che sia spirituale? Adottatene una in questa settimana, poi del vostro crocifisso, insieme a venire a parlare con Gesù qui, parlate con il Gesù vivo durante la settimana, aiutate chi ne ha bisogno, state vicino a chi ha difficoltà, date speranza a chi è disperato, fate sentire l'alleluia nel cuore a chi questo alleluia non riesce proprio ad ascoltarlo, a riceverlo. Se riusciremo nel giorno di Pasqua ad essere felici nella felicità di qualcuno che abbiamo aiutato, i nostri occhi saranno carichi di lacrime, perché avremo avuto la stessa sensazione che la Maddalena avrà avuto quando avrà riconosciuto Gesù uscito dal sepolcro vuoto. Sarà Pasqua, sarà Pasqua. Proviamo, proviamoci tutti, ognuno per la propria parte. Guardate, io personalmente ritengo che, siccome ve l'ho detto anche domenica, noi dobbiamo crescere, dobbiamo essere adulti, no? Ammafannie, ormai abbiamo una certa responsabilità. Essere più buoni vale la pena, ma io non vi chiedo di essere più buoni. Non ve lo chiedo di essere più buoni, perché voi già siete buoni tutti, non è questo. Io vi chiedo di essere giusti e chiedo a me di essere giusto. È altra natura, è altra sostanza, è altra realtà. Essere giusto significa fondamentalmente sapere che da soli non si va da nessuna parte. Alleluia, ci diremo domenica prossima. Buonanotte a tutti, non vi dimenticate domani alle 7.